La domenica prima di Natale per noi ambrosiani e la domenica dopo Natale per il rito romano, la Chiesa festeggia Maria, Madre di Dio, la divina maternità di Maria. Perché Natale esiste perché Maria ha partorito Gesù, vero uomo e vero Dio. Per questo questa festa è la festa più importante di tutte le altre feste della Madonna, ben di più che l'Assunta, ben di più che l'Immacolata, ben di più di tutto, perché questa è la radice. Maria è assunta in cielo, Maria è concepita Immacolata, perché? Perché è la madre di Dio. Attenzione amici, non solo la madre di Gesù, ma la madre di Dio. Capite bene perché? Non perché lei abbia generato Dio, ma perché lei, avendo generato Gesù, vero uomo e vero Dio, può essere considerata realmente vera madre di Dio. È per questo che la Chiesa la ama così tanto e anche il popolo cristiano. Non c'è paese, non c'è frazione che non abbia in chiesa una statua della Madonna, che non abbia nel paese un dipinto su qualche casa, oppure una piccola cappellina. Fate caso, fate caso. Non c'è paese. Perché? Perché la Madonna è amata. È amata perché è creatura come noi e nello stesso tempo però è accanto a Gesù in una maniera specialissima. Ora, il popolo cristiano la prega, tutti, normalmente per chiedere grazie. Va a visitare un santuario e chiede la grazia. Dice il rosario, poco o tanto rosario, e chiede una grazia. C'è un figlio che non funziona, c'è una situazione, va e prega la Madonna per chiedere una grazia. E questo è giusto perché Maria ha un accesso al cuore di Gesù speciale. L'abbiamo visto alle nozze di Cana. E tuttavia, così facendo, cari cristiani, noi perdiamo una parte importantissima del nostro rapporto con lei, che è il guardarla, che è il pensarla, il meditarla. Questo io sono contento di chiamare chi di voi vuol venire, e l'abbiamo fatto anche l'altro ieri, venerdì, a leggere e studiare questo foglietto, amici. E per questo, senza che voi vi offendiate, però vi dico, prendetelo quando entrate in chiesa e usatelo quando l'avete preso. La vostra parrocchia lo paga, costa 92 delle vecchie lire, 0,046 centesimi, lo paga e lo mette a vostra disposizione. E dispiace al sacerdote se non viene preso o se viene lasciato lì e non viene approfondito, perché io la predica la preparo, eh. Il mio foglietto è tutto sottolineato. Primo perché piglio gusto a farlo per me, perché la fede che dico a voi, prima cerco di averla dentro io e di guardare in faccia il mio Signore e la Madonna. Ma poi cerco di trasmetterla a voi. Quante volte vi ho detto vi do il mio latte, che è una bellissima espressione di San Bernardo di Chiaravalle, vissuto 1000 anni fa, che diceva ai suoi monaci: il Signore riempie il mio petto di fede e della sua parola e io vi do il mio latte. Un'immagine stupenda, che non c'è nulla di così nutriente come il latte materno.
E non c'è nulla di così convinto come un sacerdote che mangia lui la parola di Dio, la liturgia, e poi vuole donarla a voi. Sarebbe bello percorrere tutto questo testo. Non lo faccio, faccio chi vuole venga a sentirlo, ma vi chiedo almeno di prendere il foglietto, di approfondirlo e se volete magari di portarlo anche a casa. Ne abbiamo sufficienza per tutti. E di sottolineare. Io vi sottolineo vocalmente qualche particolare appena. Se avete il foglietto vi invito a prenderlo in mano. A pagina 2 c'è quella preghiera che inizia l'assemblea liturgica. Io ve l'ho già recitata, non so se tutti l'hanno gustata, se tutti l'hanno capita. O Dio, dice, o Dio è il Padre. Tutte le preghiere della messa sono rivolte al Padre, tranne una, quando chiediamo a Gesù la pace. Signore, che hai detto al tuo popolo, vi lascio la pace, vi do la mia pace, questa è rivolta a Gesù. Tutte le altre rivolte al Padre, e anche questo, amici, la liturgia è la madre di tutte le preghiere. Quanto noi dovremmo guardare in faccia Dio Padre. O Dio, o Padre, che nella verginità feconda di Maria, che bello, la verginità vuol dire non avere rapporti con uomini, ma Maria, non avendo avuto rapporti con Giuseppe, però ha una verginità feconda. Sembra una contraddizione, no? Hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna. Paradiso ci è dato in Gesù che ha partorito Maria. Bene, fa che sperimentiamo la sua intercessione. Cos'è l'intercessione? È la preghiera che uno fa non per se stesso, per un altro. Perdonatemi, ma io qui sono un insegnante e come insegnante devo far sottolineare i pro e i contro dei discepoli. Ma quante volte le nostre preghiere sono per noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per il nostro lavoro, per la nostra salute? Va benissimo. E gli altri? E gli altri? Ho cominciato la messa dicendo che noi celebriamo l'Eucaristia non solo per noi, ma sul mondo, sull'umanità, perché il sangue di Cristo è sparso per l'umanità. E questo deve essere dentro in ogni preghiera. Fa che sperimentiamo la sua intercessione, perché da lei abbiamo ricevuto l'autore della vita. Cari amici, io vi auguro, voi non avete tutto il tempo che ho io come sacerdote per meditare queste cose, voi avete la famiglia, avete il lavoro, avete i nipoti e fate tanto bene, questa è la vostra vocazione. Però io insisto nel dire, come magari uno va a scuola di pianoforte, magari uno legge altre riviste di tutti i tipi, come uno passa tempo davanti alla televisione, io vi direi imparate a passare del tempo e a studiare la vostra fede, perché poi la Madonna la vedremo in paradiso, e sarà bellissima per chi l'ha guardata, non solo per chi le ha chiesto favori, ma per chi l'ha cantata. Maria è stata amata da tutti gli artisti,
Ci sono in giro statue meravigliose, qui vicino a noi c'è una delle statue più belle, dice la critica, della Lombardia, di Maria. In un paesino che nessuno conosce, dove c'è una statua in marmo bianco stupenda con un incarnato della Madonna bellissima che ha Gesù, ma non ce l'ha in braccio, ce l'ha per mano, per terra. Ed è un gesto bellissimo, Maria schiaccia la testa al serpente e Gesù mette il suo piede sul piede della Madonna. Che bello! Questo artista è stato geniale nel capire questo. Perché Maria schiaccia la testa al serpente e Gesù la aiuta. Ma io non finirei più di star qui a parlare della Madonna. Mi fermo perché sono 11 minuti. Vi auguro di saper gustare, di saper trovare nella liturgia, che è la madre di tutte le preghiere, oggi trovare Maria, un'altra domenica trovare il precursore Giovanni il Battista, come abbiamo visto, un'altra volta trovare Gesù crocifisso, un'altra. La liturgia è la nostra scuola di fede.